fossero due piazze, la parte bassa rispetto a quella alta. La parte bassa rispetto a quella alta, e poi questa è una piazza che da sempre ormai risponde diciamo a frequentazioni notturne, non certo di giorno, e quindi noi siamo costretti ad uniformarci ad orari inverecondi, perché dobbiamo allungare insomma, enormemente l'orario di impegno. Ecco, nei giorni scorsi c'è stato anche qualche problema di qualche furto in negozi qua, del centro, qua vicino, sì? Sì, insomma. La sua esperienza da questo punto di vista? Assolutamente no, assolutamente niente, non so se mi ritengo fortunato. Io ho subito solo un furto di Gratta e Vinci, diciamo, 8 mesi fa, ma mentre mettevo a posto le sigarette mi hanno sfilato 3 pacchi, però insomma niente di che. Poi l'assicurazione ovviamente ha provveduto, però. Lei ha partecipato a incontri con l'amministrazione? No, l'amministrazione francamente noi abbiamo fatto vari incontri e sollecitato anche delle risposte in merito all'organizzazione del mercato stesso, ma non siamo riusciti ad avere ancora risposta da settembre. E lo scandalo che io proprio vado a sottolineare è proprio questo, cioè il non dialogo con l'amministrazione, perché proprio se ne fregano nel modo più assoluto di tutto. Quindi. Ciao. È un'immagine. Come mai lei passa in Piazza Sant'Agostino oggi? Per andare a una conferenza stampa. Dove vai? Al centro affari, tanta fretta. Arezzo Fiere Congressi, Arezzo Fiere Congressi. Buon lavoro, Mattia. Grazie. Ciao. Oh, dietro di te c'è un cartello, pranzi lenti. Questo è un messaggio preciso che manda ai tuoi clienti. Visto che tutti li fanno veloci, qualcuno bisognava iniziare a fare i lenti. Tanto farli veloci sono buoni tutti ormai. Quindi per godersela un po' di più, no? Ok, allora senti, questa piazza è cambiata negli ultimi anni, sì, rinnovata, cosa ne pensi? In meglio è cambiata, insomma, è stato un bel rinnovo, anche ai fini commerciali indubbiamente è positiva la cosa. Ok, tu hai delle problematiche da segnalare in questo momento? Ma niente di particolare. Non mi verrebbe niente. Ecco, senti, secondo te la piazza rifatta così comunque aiuta il settore tuo, insomma, per lo meno certo. Della ristorazione? Sì, perché prima per esempio i tavolini fuori non si potevano mettere, perché qui era un parcheggio in tutti i punti, quindi ora però siamo riusciti a avere i permessi da 2 o 3 anni, da quando per l'appunto è stata rifatta la piazza. Ed estate c'è parecchia gente la sera. Ecco, la sera in particolar modo? Certo, la sera si lavora. La sera sì, il giorno è vuota, ma la sera. Chi sono i vostri clienti, signora? Parecchi aretini. Per fortuna. Sì, per fortuna sì. Come vi trovate con l'aretini? Bene. Siete aretini anche voi. Doc. Senti, i turisti? I turisti purtroppo qua su ancora ce ne arriva pochi. Sì? Purtroppo qua su ancora. Ce ne arriva pochini, una zona ancora poco battuta dal turismo. Tutti in Piazza Sant'Agostino stamani, sapevate? Tutti, assolutamente. Io lo sapevo, sì, in effetti sì, volevo fare un agguato. Dove vai in queste buste? Ascolta, per favore, per la prima volta penso a fare la spesa in bicicletta, infatti sono morta. Ah, ti vedo me, però sicuramente ti vedo molto. Sono in forma, sono formissima, assolutamente. Ma so che non mangi sempre tutto quello che cucini. Purtroppo il problema è quello, perché sì, con il blog tendo insomma a dover assaggiare tutto quello che cucino, per cui dopo tocca andare in bicicletta insomma per smaltire. Però dai, bella giornata. Dai, comincio a pedalare allora. No, vedi, la salita la faccio a spinta, perché d'altra parte non vorrei sfigurare, posso andarmene. Certo. Ciao. Ciao. Ah, io sono un testimone proprio oculare di questa situazione, di un cambiamento. Noi veniamo, voi sapete tutti, da una situazione fino a qualche anno fa di degrado e di poco accoglienza per quanto riguarda sia le strutture che anche il servizio che davano gli stessi operatori della piazza. Ora invece è migliorata, non poco, tantissimo, grazie anche a questi interventi dell'amministrazione, l'associazione dei commercianti che ci ha messo mano. Per l'anco e per lungo, nel senso che facciamo anche tanti eventi, è migliorata anche le frequentazioni, ci sono degli ottimi interventi ogni volta che qualora qualcuno si lamenta, l'amministrazione è sempre pronta a correggere il tiro. Che possiamo dire? Che stiamo vivendo veramente un momento magico, è vero, si può migliorare in alcuni modi anche per quanto riguarda il prossimo futuro. Però staremo a vedere piano piano.
Questa è una piazza che è stata scelta anche da Leonardo Pieraccioni, che ha usato insomma questa terrazza, questi tavolini anche per il suo ultimo film ambientato ad Arezzo. Tu l'hai visto insomma in prima persona. Certo, no, siamo stati anche ospiti alla prima serata. È stato veramente una grandissima occasione che noi abbiamo colto veramente alla grande. Intanto ci stiamo veramente giocando la carta, come si suol dire, cerchiamo sempre di mettere a fuoco quello che è stato l'evento, perché questo è stato veramente un evento clou di quest'anno. Alla fine ha scelto questa location, le è piaciuta la città, come già da anni fa ha scelto prima le province, ora ha scelto la città, il centro storico. Ci sta facendo veramente piacere, perché arriva di continuo la gente da fuori a visitare i posti dove ha vissuto questo momento del film. Senti, sei un po' un punto di riferimento in questa piazza anche per l'associazione dei commercianti di Piazza Sant'Agostino. Alcuni ci hanno segnalato che questa piazza ha un po' due facce, no? Perché la parte alta è esclusa rispetto al mercato, rispetto ad alcuni eventi che sono stati spostati, perché da quando è stata rifatta la piazza, insomma, c'è preoccupazione che si sporchi il lastricato e cose di questo genere. Insomma, alcuni commercianti nella parte alta aspettano delle notizie importanti. Insomma, penso che tu sia informato comunque di queste richieste. È vero, sì, è vero. Infatti l'associazione nostra si sta muovendo, l'associazione dei commercianti si sta muovendo su questo fronte, diciamo. Lassù effettivamente c'è un pochino più di, no abbandono, ma un pochino meno frequentazione per quanto riguarda le vendite, viene fatto sempre qui centrale. Però io parto da un presupposto: noi non dobbiamo mai guardare solo il nostro piccolo orticello. Se noi riusciamo a portare svariate centinaia di persone in questa piazza, prima o poi un'insegna accesa, un'insegna illuminata viene vista da qualcuno. Allora, lei perché ha scelto di aprire un locale così in questa piazza? Per malattia personale. Perché? Perché ce ne avevo avuti altri, io sono sempre stato Arezzo, mi è piaciuta l'idea e mi sono buttato. Che ne pensa di questa piazza? Che in generale, che ne pensa della piazza? È una piazza che è rinata, è positiva, strutturalmente ha dei difetti. Perché? Ha dei difetti di accesso a destra, questa zona qua. Via Margheritone intende? Via Margheritone e il parcheggio lì che è stato tolto, sì. Praticamente l'ingresso da via Asmara, sì. Bisogna andare in fondo a via Guadagnoli, girare a sinistra, non tutti lo sanno, che c'è, quello è un problema grosso, anche questo è un problema di tutti i commercianti della piazza. Poi altri problemi, qualche fioriera così ci stava benino. C'è un po' di sole, troppo sole che picchia. Niente piante. Un pochino d'arredino così, comunque. Non è male. Questa piazza ha perso tanto affluenza di persone, perché forse sarà dovuta anche alla crisi, oppure anche perché non ci sono strutture per poter lasciare le macchine e non ci sono i parcheggi, sono stati aboliti anche quel parcheggino piccolo, benché fosse stato piccolo, qui davanti alla chiesa portava persone. Ecco, anche soste veloci. Ecco, sì, magari compravano e partivano, poi c'è sempre i vigili che stanno sul fiato, con il fiato nel collo alle persone, e anche questo insomma comporta la mancanza di frequenza a questo mercato. Ecco, l'amministrazione aveva detto che c'era il progetto del parcheggio là. Però la porta, insomma, Porta Sant'Andrea, niente. Non ha fatto niente. Quel parcheggio è sempre pieno, occupato dalle solite macchine, dai residenti, sempre i soliti. Non vi aiuta? No, assolutamente. No, ci no. Vorrebbe che invece il parcheggio. Sì, sicuro, fatto. Sicuro, sì, senz'altro. È stata rifatta molto, cioè si lavora molto bene. C'è un sacco di gente, stanno facendo specialmente d'estate vari eventi, dei spettacoli, sicché è migliorata parecchio, ecco. Ecco, voi ovviamente siete aperti anche negli orari serali? Sì, sì, siamo aperti addirittura fino all'una, alle due, in fine settimana. C'è molto passaggio in quelle ore? Sì, 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 dalle 10 fino alle 2, alle 3, c'è molta gente. I clienti chi sono i vostri clienti? Allora, noi abbiamo diciamo un po' tutti i tipi di clienti, cioè, cominciando dai ragazzini fino ai giovani e anche delle persone di una certa età che apprezzano il nostro gelato. E quando vedono la targa di Arezzo Notizie dicono qualcosa? Sì, sì, ci fanno i complimenti, ci chiedono,
come mai, e poi non gli si spiega tutto. Devo partire da solo? Vado io. Incontriamo anche Alessandro alla Bottega degli Illustri, allora qui ovviamente che si affaccia su, via, su Piazza Sant'Agostino. Allora, com'è lavorare in questa zona da quando ovviamente la piazza è rinnovata? Allora, sicuramente ci sono stati dei vantaggi, perché anche solamente l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Confronto all'asfalto e le buche che c'erano prima, adesso c'è una bellissima piazza. Magari qualcuno critica che manca un po' di verde, però sicuramente la piazza è bella e ne vale la pena anche visitarla. Dal punto di vista commerciale è stata una zona riqualificata, sono fiorite nuove attività di tutti i generi, la concorrenza è aumentata ovviamente. Quello che negli ultimi tempi, da ormai 2 anni, quasi 3, a questa parte non si sta rivedendo è qualche gente un po' da evitare, diciamo così. Prima era una zona malfamata, mi ricordo quando ho aperto c'è venuto il Corriere Aretino a intervistarmi e a chiedermi perché avevo scelto questa zona per aprire un'attività. In effetti proprio qui davanti ho ancora le fotografie di pancabestia, barboni, cani, di tutto, di più. Una scommessa è stata per te? È stata una scommessa, sì, direi anche vinta sotto molti punti di vista. Però siamo andati commercianti, siamo andati su in comune a far notare che certa gente gira ancora e è bene non abbassare la guardia, perché altrimenti ci facciamo rubare una zona bellissima della città, come sta accadendo anche per Guido Monaco, dove ci sono tante polemiche, giustamente, e non è giusto, perché la città deve essere dei cittadini e devono avere la possibilità di andare con i bambini a passeggio a tutte le ore del giorno e anche della notte. Senti, un po' di tempo fa ti abbiamo visto armato di secchi, palette, scope qui, perché si era un po' allagato tutto. Era il caso di una pioggia abbastanza intensa che era caduta su Arezzo. Perché secondo te si sono verificati quegli allagamenti? C'è qualche segnalazione da fare in merito? Allora, noi ci siamo visti una volta sola, ma l'evento è successo 2 volte, ci sono stati 2 allagamenti. E beh, per quello che mi riguarda, sì, sono stati casi un po' anomali, diciamo così. Però ci vuole sicuramente più attenzione dal punto di vista della raccolta dei cartoni soprattutto, perché ovviamente quelli lì con la pioggia si bagnano e vanno a tappare tutti i vari tombini che ci sono. E poi secondo me, soprattutto in questo punto critico che è uno snodo tra la discesa di Sant'Agostino e la discesa del Corso, dove c'è una griglia lì in fondo vicino alla banca che non è estraibile. Quindi mentre negli altri punti dotato di apposita scafandratura sono andato a liberare questi punti otturati, lì non è possibile farlo e è lì che si crea l'ingorgo maggiore. Quindi magari se riescono a disaldarla dopo che è passato il Papa che ha saldato tutto, se riescono a disaldarla nei momenti di maggior pericolo che ci siano questi allagamenti, possiamo anche intervenire da noi. Certo, se c'è una tensione particolare nei momenti in cui si prevede pioggia abbondante, sarebbe bene non lasciare sporco sacchi o cartoni soprattutto di ogni genere all'esterno, questo sicuro. Ok, un'ultima domanda proprio a proposito dei rifiuti. Secondo te la raccolta che c'è adesso, per esempio di vetro, di plastica, di cartone, è soddisfacente? Basta ritirare 2 volte alla settimana, soprattutto per locali come il tuo, no? Che magari certi tipi di rifiuti ne produce più degli altri. In questo momento, leggendo anche i giornali, sentendo un po' le opinioni di tutti, c'è un po' di caos con questo passaggio da AISA a 6, che va molto chiarito, soprattutto anche per le tariffe. Che già erano alte prima e vogliono aumentare adesso. Per la qualità della raccolta, secondo me bisognerebbe andare su investimenti che ho visto in altre città d'Italia ed Europa, con cassonetti a scomparsa sul pavimento. L'ultimo che ho visto agosto scorso a Ferrara, per esempio, dove ci sono questi cassonetti interrati, nessuno vede niente, c'è una piccola apertura di sopra come un cestino delle carte e vengono buttate lì, non danno fastidio a nessuno, non danno a nessuno e vengono raccolti in un'unica soluzione una volta alla settimana.